Ciao a tutti ragazzi, oggi proviamo una pescara passata. Questo è l'inizio della lenza, c'ho su un 18 lenza madre, ho fatto una piccola corona, l'acqua tira abbastanza, ho dovuto metterci su un galleggiante a 12 grammi, torpille da 9, proprio perché per i barbi bisogna arrivare sul fondo il prima possibile. E prima di ogni cosa bisogna sempre controllare la corrente, se arriva prima, diciamo, il terminale rispetto al galleggiante. Se la lenza funziona correttamente, praticamente bisognerebbe vedere inclinare la stina del galleggiante leggermente verso destra. Come vedete adesso è dritto, devo piombarlo ancora un po'. Se io dovessi fare appena appena trattenuta con la canna, come in questo modo, in teoria dovrebbe rimanere in questa posizione, non so se si vede. Vedete che è una specie di angolazione che va verso monte. Così vuol dire che è una passata idonea, però vedete anche del nero, quindi bisogna, nero sul galleggiante, quindi bisogna piombarlo ancora un po'. Io con le dita rallento il filo in modo tale che faccio arrivare prima i piombi che il galleggiante, in modo tale da evitare nodi o parrucche durante il lancio. Come vedete la canna tengo in questa maniera proprio per far lavorare il meglio possibile la lenza e dare un po' di trattenuta al galleggiante. Ancora un piombino. Come potete vedere adesso il nero non si vede più, vuol dire che il galleggiante è perfetto, avanza fuori dall'acqua solamente l'antennino rosso. Adesso sto valutando dove lanciare, quindi è per quello che non metto ancora l'amo, per vedere le correnti, per vedere come lavora il mio tratto di passata. Quando poi decido che la passata che sto facendo può andare bene, bisogna poi trovare il fondo. Abbiamo visto adesso come lavora il galleggiante nella maniera ottimale. Bisogna alzare finché il galleggiante non fa una specie di, non rimane sopraelevato. Una volta che troviamo il galleggiante che rimane sopraelevato, vuol dire che tocchiamo il fondo e quindi si alza in automatico e non spunge una corretta passata. Adesso vediamo, ho fatto troppo fondo, proviamo a vedere. È una rottura di scarpa, la passata non fa le cose più che perfette, a finire che non hai i risultati sperati, però una volta che riesci a fare tutto perfettamente ne vale la pena. Come vedete adesso, non so se vedete, riuscite a vedere il galleggiante, praticamente anziché essere inclinato con l'antennino verso monte, al contrario, va verso valle. Vuol dire che praticamente i piombini stanno rotolando sul fondo, vuol dire che sono troppo alto e devo abbassare il galleggiante. In teoria mentre si fanno questi spostamenti si potrebbe già iniziare a pasturare, in modo tale che ora che si richiama poi il pesce potrebbe essere già più congeniale, risparmi magari quel 10 minuti, quattro d'ora, però mai si inizia a fare questo. Proviamo così. Come vedete adesso l'antennino rimane dritto, quindi non sto rasentando il fondo, però bisogna vedere se questa cosa succede per tutto il tratto che ho scelto di utilizzare per la passata. Vedete, rimane sempre dritto.
Ecco, vedete invece adesso che comincia a piegarsi, vuol dire che in quel tratto, infatti mi sto avvicinando verso riva, il fondo sta diminuendo. Però se io dopo, in teoria quella è la mia fine passata, quindi dopo sarebbe, il cliente sarebbe trattenuto e quindi non dovrei rischiare di rampinare in alcun modo. Come terminale comincio con un 12,8, è un po' fine, ma vediamo se mangiano. Qua i barbi arrivano anche a 2-3 kg. Vediamo. Se no, opto per un 14. Adesso ne approfitto per farvi vedere come innescare dei cagnotti. Ci sono vari modi. Adesso vediamo, farvi vedere uno. In questo caso prendo il cagnotto dalla parte del culo, dove ci sono due puntini. In mezzo faccio passare l'amo e faccio finire dove c'è la testa praticamente. Dopodiché prendo la codina del cagnotto, lo stacco, vedete che comunque non perde l'acquetta, cosa importante. Prendo ancora il codino attaccato ai due puntini, e buco leggermente la pelle, in modo tale che il cagnotto rimane vivo, copro l'amo. Questo è un innesco spettacolare, diciamo, classico, ma che funziona. Dopo pochi lanci, pesce in canna. No, parlo con la telecamera. Però lì c'è una prima detto che la pesca anche la dice. Ah sì, se con le papere in acqua là, con le serpate. Sì, sì. Il disco con la porta là. Ah, ho capito. Se la io con la porta là. Le papere nere, le
che forza che hanno quei pesci qua. Non posso forzare più di tanto perché c'ho sul 12. Devo farlo stancare, ma mi stanco prima io. Sono dei treni quei cosi qua, eh. Cioè, facevo bene a mettere subito il 14. Sì. Cioè, già questo è bello grosso. Mamma mia, oh. È un video proprio, proprio grosso. Sì, no, mi sa che ho sbagliato proprio a mettere sotto la fila. Galleggiante. Mamma mia, che forza che hanno sti cosi, oh. Mamma mia. Oh, grazie. Ma che bel barbello. Lo so. Oh, che bello sto. Ah, guardate cosa c'ha, questa roba non ho mai capita. Quando li prendevo. Sono parecchi che ce l'hanno. Cos'è quella roba qua? Va via dopo. Sono... Dicono che va via dopo. Va via, tipo quel brufolo lì schifo. Sì, che c'è proprio. Non lo so. Ne faccio più di uno, Grazie. Adesso questo lasciamo andare. No, non c'è. Grazie mille, gentilissimo.